Musei civici o statali che sia costituiscono degli snodi, dei presidi sul territorio, quindi ne raccontano la loro storia come se fosse un coro a cappella, diciamo così. E quindi ricevono dal territorio altri riferimenti, altri segnali che poi sono altri monumenti, altri luoghi della cultura che sul territorio sono diffusi appunto capillarmente. Nei musei si ha un momento di rappresentanza alta, altissima e di sintesi. Il racconto della storia è ampio, articolato, ricco, quindi tutte le voci, ovvero tutti quei musei appunto partecipano al racconto della storia del territorio. Ognuno appunto dà la sua voce appunto attraverso il patrimonio che custodisce.